In quel tempo Gesù si mise a rimproverare le città nelle quali era avvenuta la maggior parte dei suoi prodigi, perché non si erano convertite. Guai a te Corazin, guai a te Betsaida, perché se a Tiro e Sidone fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a voi, già da tempo esse, vestite di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero convertite. Ebbene io vi dico, nel giorno del giudizio, Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi, e tu, Cafarnao, sarai forse innalzata al cielo, fino agli inferi precipiterai. Perché, se a Sodoma fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a te, oggi essa esisterebbe ancora. Ebbene io vi dico, nel giorno del giudizio, la terra di Sodoma sarà trattata meno duramente di te. Parola del Signore. Si è lodato Gesù Cristo, carissimi fratelli, questo è il Vangelo di oggi, martedì 12 di luglio 2022. Non lamentiamoci sempre quando vediamo le persone che sono sempre fortunate, si comportano male e gli va sempre bene, perché saranno i primi a pagare più duramente quello che è stato, tra virgolette, il loro momento fortunato, oppure la fortuna che li ha sempre baciati, o la dea della bendata, chiamatela come volete. Quindi di conseguenza ci troviamo di fronte a una situazione in cui tutto verrà ribaltato. Le storie di Sodoma e Gomorra ci parlano di un Dio che non ha avuto pietà di quel popolo, non è stato lì ad aspettare che si convertissero, gli mandasse il profeta, dicessero qualche cosa a favore della misericordia, come successe con Abramo, ma il Signore non ha avuto alcuna pietà. E saranno quelle più graziate della misericordia nel giorno del giudizio. Differentemente quando Gesù invece viene lì e predica e non viene ascoltato, lì allora assolutamente la misericordia verrà a mancare nel giorno del giudizio. Quindi ricordiamoci sempre di quello che è una vera dottrina che ci viene insegnata, qualsiasi essa sia, da dove provenga, ma l'importante è che sia vera, che può venire da un laico, può venire da un consacrato, può venire da qualsiasi persona, ma se è la vera dottrina, quella che dove il Signore veramente si sta appoggiando, attenzione a darle un valore relativo. Ecco, non appoggiamoci mai a quelle che sono le dottrine che ci piacciono a noi, troppo libertarie, perché un giorno ne pagheremo le conseguenze. E Sodoma magari sarà salvata, ma tutti noi che abbiamo avuto la volontà di seguire dottrine più libertarie, ci sarà meno misericordia. Ricordiamoci sempre di questo e non dimentichiamo mai che con la misericordia ci si scherza poco. Sia lodato Gesù Cristo. Per il santo dimenticato di oggi, la scelta ricade sui beati Mattia Araki e sette compagni, martiri giapponesi. Che cosa dire di loro? Anche la loro biografia è scarna, una riga sì e no, e sappiamo che poi alla fin fine la gloria sulla terra è relativa, ma è sempre un dispiacere vedere che persone che muoiono per Cristo, dei combattenti, dei martiri, degli esempi, venga relegato a loro solamente così, poche parole. Ma la funzione di questo canale è anche questa, dare modo anche a queste persone sconosciute che possono avere, non dico il loro giorno di gloria, però che si possa ricordare della loro impresa e del loro essere. Sono esistiti ed esistono ancora per noi. Quindi, beati Mattia Araki e ai voi sette compagni, intercedete per noi, perché noi non vi dimenticheremo.